Ben arrivati a tutti. Allora, tanto non saluto più nessuno personalmente, non perché sono un cafone, ma perché se no magari dimentico qualcuno perché la lista è tanta. Allora, ben arrivati, webinar del venerdì. La registrazione è partita adesso, sì. Allora, poi, stiamo parlando della settimana. La settimana, guardandola sul time frame H1, allora, guardiamo. Allora. Venerdì, giovedì, mercoledì, martedì, lunedì e domenica. Allora, questa è sì, domenica. Siamo arrivati. Vedete perché venerdì è l'ultimo giorno? Allora, venerdì, giovedì, mercoledì, martedì, lunedì. E quindi qui è cominciata. Qui comincia la settimana. Qui è cominciata la settimana. Questo punto qui. Potremmo andare adesso a misurare. Da questa zona qui dove è incominciata la settimana, qui esattamente, infatti la candela weekly dovrebbe avere zero spike, cioè praticamente non ha fatto neanche la spike per andare un attimino giù. Infatti lo vediamo proprio sul time H1, lo vediamo che scende poco e non si vede sul weekly, ma fa 10 pips di ribasso per poi tornare su. La settimana da qui in poi continua a stare sempre sopra. Sempre sopra l'open price della candela weekly, portandosi sui massimi assoluti di venerdì, avendo un range praticamente di 184 pips, che non è tanto per una settimana, una candela weekly. Perché non dico che è tanto? Perché se noi andiamo a vedere nelle settimane, nelle giornate, lunedì va bene rialzista, martedì è diventato ribassista, mercoledì è diventato laterale, poi è cominciato ieri e oggi a salire. Oggi io mi aspetto un ritracciamento minimo fino a questa zona qui. Quindi pivot, dal pivot scende ancora, forse non proprio a questa zona, un pochettino più giù del pivot e poi ritorna su, o comunque si ferma in questa zona qui se non ci sarà un sell off. Quindi perché me lo aspetto? Per statistica, non per altro, non solo per statistica, questa qui la cancello. Andiamo a vedere, partiamo dal time frame proprio weekly per dare un orientamento. Poi forse ce l'ho già qui. No, non ce l'ho qui. Ecco, questa è una cosa nuova. Ok? Che la useremo mercoledì pomeriggio. Questo qui adesso io l'ho chiamato trendino, però non è il trendino, l'ho chiamato così perché non mi veniva un nome e poi per Alessandro andremo a chiamarlo diversamente perché trendino non è proprio il nome giusto. Però vedete che all'interno del trendino si riporta un indicatore che si chiama G-Detector, che sarebbe alla campana gaussiana. E ogni volta che la campana gaussiana esce e trova un istogramma rosso, come qui in questo punto qui, no? Che esce, allora qui ho un segnale short. Poi ho abbinato questo segnale qui. Vi sto svelando delle cose che dovrei farlo avere mercoledì, però va bene anche lo stesso. Ogni volta che il prezzo se ne esce sotto la media mobile bianca, che è quella a 60 periodi, e esce anche un incrocio dalla media gialla, quindi non sarebbe ancora un segnale rialzista. Però guardate qui, se il prezzo va sotto la media bianca e sotto quella gialla, incomincia a scendere. Ok? Quindi adesso piano piano anche sui breakout si può incominciare a vendere l'euro dollaro fino a qui. Poi andremo a vederlo perché io lo uso come scalping. No, come scalping sta facendo dei saltini molto veloci l'euro dollaro oggi. Io lo vedo anche in un altro conto, ma sto vedendo veramente che sta facendo dei saltini sul minuto, per esempio. Adesso vediamo se è lo stesso. Vedete che ha fatto un saltino qui. Allora, vuol dire che nel cambio di candela c'è talmente tanta volatilità che non mi prende. Non mi prendete da qui a chiuso, zac, nel minuto, e così lo aggiorno di nuovo. No, mi salta una candela, ma va benissimo. Siamo nell'open price, quindi la candela daily oggi sta tornando sotto. Non ancora detto, però secondo me, guardando il trendino, lo chiamiamo così fino a quando non sarà il nome ufficiale battezzato con un altro nome, ho lavorato tutta la settimana su questo indicatore qui. Vedete, ma è un indicatore che è molto simile a tanti altri. No, 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 perché dal mio
Come sapete, io metto sempre le mani su cose che so fare e su, con, diciamo, su calcoli matematici o comunque strategie dove sono basate su tutto quanto il mio piano d'attacco. Il mio piano d'attacco è ciclico, il mio piano d'attacco è di guardare anche di prendere un'operazione dai massimi e non dai minimi. Quindi se io devo vendere, voglio vendere da qui, non voglio vendere da qui. Però dove vendo? Allora, la linea del Gauss esce, tocca il primo istogramma e lo tocca qui. Se io vado a vedere dov'è il primo, è questo, quindi su questa candela qui. Quindi non l'ho venduto veramente dal massimo, l'ho venduto su questa candela qui. E l'ho venduto però sopra tutta questa zona qui di lateralità. Allora, se io vedo questo, che è la zona di lateralità, normalmente non dovrei. Un attimo, metto il telefono senza volume così non disturbo. Quindi non dovrei vendere prima di non aver rotto questa zona qui. Questo è il pensiero che hanno tutti quando si vede la lateralità, normalmente una zona di pullback non vendi, ma potendola vendere già più in alto, già ho guadagnato 15 pips, che sono già per l'intraday tanti. Mi sta rompendo la zona di lateralità, sta rompendo questa zona qui, il target è il pivot. Questa zona qui la posso cancellare. Queste sono riflessioni che mi sono fatto io. Come funziona il mercato? Come funziona il trading in generale? Il trading funziona con breakout, break-in e tutto quello che volete chiamare break. Praticamente uscite, rotture e anche false rotture. Perché la falsa rottura potrebbe essere un segnale contrario di dover bloccare l'operazione. Questa è una falsa rottura. Se mi ritorno qui in alto, io posso comprare. Però, se adesso cancelliamo questo, oppure la mettiamo in un altro colore, che si vede meglio. Questo non è proprio il colore che volevo, prendo questo. Ok, se poi mi abbino anche alle medie mobili semplici, tutte e due semplici, anche questa l'ho messa semplice, vero? Sì, ok. Quando ho un incrocio, addirittura quella a 21 la potrei anche provare a mettere esponenziale, che è dal mio metodo, però non cambia niente, la voglio lasciare semplice. Dal mio metodo ne metto sempre una esponenziale e una semplice, mettiamo tutte e due semplici. Quando ho un incrocio della gialla al ribasso, andiamo a vedere un pezzo, o al rialzo uguale. Qui per esempio il segnale è stato su questa candela qui, quindi vado qui, vado a vedere, il segnale è stato qui, ok? Posso già incominciare a shortare, stop loss sul massimo, oppure su questo massimo, sopra la linea gialla, quindi ho anche un orientamento della media gialla. Qui ho un incrocio delle due medie, ok? Quindi ho il cosiddetto crossover. E qui ho il target che è pivot. Però volendo, visto che continua a essere tutto rosso, continua a essere il prezzo sotto la linea bianca e appoggiandosi alla linea gialla, io mi posso orientare di stopparmi solo se mi tocca la gialla. Vedete che non me l'ha toccata qui, quindi qui avrei aumentato il mio guadagno. Poi sono sotto il pivot, posso decidere di metterlo stop a pari e guadagnare ancora di più. Quindi questa sarà la novità di mercoledì, che poi mercoledì andremo a tradare diversamente perché andremo a fare scalping. Una parola pesante, scalping, pesante, cioè, martello, scalpello, ok? È un lavoro pesante perché andremo a fare long e short di copertura, non useremo gli stop loss, useremo il cosiddetto posizione contraria, per questo io continuo a dire dovete avere un conto di hedging per fare queste operatività. Normalmente, diciamo, normalmente. Si può decidere di uscire con poca perdita in una giornata oppure uscire con poco guadagno, però se la giornata è attribuita non soltanto a dire ok, io vado long, se mi va male mi metto uno short, se va short mi metto long e così via. Cioè, è un po' di orientamento tecnico lo dobbiamo avere. L'orientamento tecnico cosa vuol dire? Io non è che posso dire ok, qui vedo qui che mi sta andando sopra la linea gialla, c'è cioè il breakout di questa zona qui, chiaro che questo qui senza saperne niente, il primo istogramma è verde, io me ne vado long, ok? Sono sopra il pivot, ok? Ma arrivato una volta qui in alto, che il primo segnale rosso me lo dà qui, io potrei dire, ok, dal pivot se mi scende sotto il pivot, incomincio già a tradarmi short, tecnicamente, prendiamo la penna così, posso farvi un esempio, che no, beh, questo colore brutto, tecnicamente è questo, guardate. Mi metto qui, fatemi vedere,
Mi metto short sotto il pivot, abbiamo detto qui, ok? Stop loss che diventa un buy. Se il mercato va sopra mi giro buy, però se no continuo il mio punto short, target il pivot, target pochi pip, target la linea gialla. Cioè, poi, visto che io mi sono messo short qui, che non sarei abbinato all'indicatore perché è verde, però io qui vedo che l'Instagram diventa rosso, ok? Quindi è inutile che io qui mi stoppo se io sono già andato short fino a qui, che comunque avrei avuto il mio segnale short qui. Quindi il segnale da tenere fino minimo al pivot, ok? Dal pivot io vedo gli Instagram sono ancora rossi e poi cosa ho ancora in più da continuare a tenermi lo short? Se questa zona verde qui è una delle parti più alte della campana gaussiana, quando sono qui incomincio a vedere che la parte più alta è questa, quindi vado su, il max caos è questo, lo disegniamo come max caos. Quindi le tecniche sono anche quelle, anche se è un time frame a 5 minuti, che quindi non è ciclico dal punto di vista mio, non è ciclico, però tutto è ciclico, non lo calcoliamo però calcolando i cicli, però questa è la parte più alta della campana gaussiana sui 5 minuti, quindi questa, io sono entrato qui. Qui sta scendendo, allora visto che sta scendendo io vado a usufruire ancora della discesa fino a un certo punto, chiaro che qui vedo che è la campana gaussiana, perché poi il colore sarà diverso, devo far cambiare il colore, non riesco a cambiarlo, sarà giallo o un altro colore più forte comunque. Quando io vedo che sono qui, sono già sotto la zona del 50% dell'indicatore e qui sotto io dico ok, quando io arrivo già qui, inutile che continuo a tenermi l'operazione che ho aperto qui, me la chiudo perché per un intraday fare 40-50 pips è molto, ok? Quindi questa sarebbe l'operazione migliore. Poi vedo che il prezzo ritorna su, ok? La parte negativa, il negativo della campana gaussiana è che quando io sono sopra va bene, ma quando sono sotto è al contrario. Quindi questa qui è la parte più bassa, questo è il... Che cos'è questo? Che cos'è questo, Gianluca? Dai, così a bruciapelo. Cos'è quello? Cos'è questa parte più bassa? Dai, dai che ci siamo. Che cos'è? Il minimo Gauss. Questo è il max Gauss, questo è il minimo Gauss, giusto? Bene. All'interno di questa cosa qui, oltre a fare questo, io mi posso mettere un bel fibo, ok? Vedete come a colorare tutto quanto il grafico, sono bravo. Il 50% è questa zona qui, guardate, 61,8, 61,8, sotto il 50% si comincia di nuovo a vendere, ok? Quindi io ho tante informazioni, cancello un attimino il grafico così andiamo a fare un ripasso. Oggi è venerdì, quindi ragazzi, inutile che stiamo a fare un'analisi sull'euro-dollaro mentre scende o l'euro-dollaro perché è salito tanto. Andiamo a fare anche un po', fare un po' anche di cose per guardare un po' il futuro, no? Ok, questo è quello che mi interessa. Ok? Mi sono visto un po' il Fibonacci. L'entrata dal max Gauss l'abbiamo vista, l'entrata dal minimo di Gauss, minimo di Gauss che è questo qui. Qui diventa verde l'Instagram, quindi questa sarebbe la mia entrata. Guardate come sono belle le medie che arriva a un certo punto. Il primo livello di Fibo, dopo aver avuto il ritracciamento dal 61,8, sarebbe questo qui, ok? Ho avuto la discesa dal 61,8. Sono comunque nell'Instagram verde, ho l'incrocio delle medie, quindi comunque è rialzista. Sono sopra il pivot, devo comunque cercare fino a quando non ho la linea rossa di fare dei long. Sono sotto il pivot di nuovo, sono qui, sono sotto il pivot di nuovo e sotto il pivot incomincia già a diventare rosso. Allora mi vuole dire che da questo max caos a questa discesa la continuazione è questa. E perché arrivo a questa delucidazione? Vediamo se qualcuno di voi ha la mente aperta e ha nella mia spiegazione finora ha trovato uno spunto operativo intraday. Dai. Adesso, fino a quando non ho delle risposte belle, non mi muovo. Avanti, Gianluca. Che cos'è che mi sta bloccando? Ah, la maglietta mi è caduta. No, la maglietta sì, è
sulla sedia. Allora, dai, cos'è che avete trovato di spunto operativo? Stiamo parlando di un trading intraday, giusto? Allora, sul trading intraday, cos'è che c'è ancora oltre a questo? Perché io devo andare? Allora, perché io devo farmi? Mauro, dai, avanti, è che lo sai. Se io qui ho il massimo di Gauss e ho questa discesa qui, facciamo una freccia, cerchiamo di farla bene. Ok? Perché io da questo massimo qui non voglio cercare ancora il long che sono nella zona verde? Anzi, aspetto che diventa rosso e lo stesso se sono con la campana gaussiana in partenza mi cerco lo short. Perché? Perché? Dai. Avanti, dai. Tanto rispondo a cosa. Continuazione del trend short precedente, credo. Ah, ok, ma perché? Questo è giusto? Già sei sulla strada giusta, Gianluca? Allora, Gianluca dice continuazione del trend short precedente e continuazione del trend short precedente, credo. Sì, questa è l'idea, perché questo è lo short precedente, quindi devi continuare. Ma perché? Noi stiamo parlando di campane gaussiane, ce ne potremmo anche fregare, ma perché? Perché? Allora, non un'altra cosa, perché a partenza di una nuova distribuzione sono cauto nella zona di compressione. No, sbagliato. Qui bisogna cercare di aprire la mente, aprire un po' gli alettoni, aprire le orecchie, aprire gli occhi e pensare che non siamo in una distribuzione ciclica che va oltre all'intraday, siamo una distribuzione intraday, quindi questa distribuzione se la disegno diversamente, vi faccio capire una cosa che secondo me ci arriveremo ragazzi a tutti quanti a il sogno della libertà finanziaria la felicità non è data dai soldi, però ragazzi si sta meglio quando ce ne sono un po' in tasca. Guardate questa media a 60 periodi. Molto simile al Gauss, certo, è molto simile al Gauss, ok? Bene, ma se io guardate i punti di pivot, finiscono qui, no? Vuol dire che sono incominciati, vediamo dove siamo qui, che data siamo? 8, devo andare un po' più indietro, devo mettere il grafico un po' più piccolo, più piccolino, se no non ci stiamo. Sei cauto ugualmente, ma sbagli nell'essere cauto, non devi assolutamente farti influenzare dall'andamento, cioè dove sono andati. Non devi farti influenzare dall'andamento, mettiamo i separatori di periodo, Y, Z, ecco qui. Questa qui è tutta la giornata. Non devi farti influenzare dalla campana gaussiana, perché una bella media, 190 rappresenta il ciclo più o meno giornaliero. Una bella media 144 a 144 non è la media giornaliera, non è la media giornaliera, poi non so magari se è sbagliato a scrivere a 144. Allora perché non mettere una bella media a 144 che rappresenta il ciclo più o meno giornaliero? Vabbè, può essere una cosa buona, però non so, 144 non è più là. Però guardate, io la giornata è partita qui. Io voglio tradare intraday, quindi mi interessa soltanto questa giornata qui. All'interno di questa giornata qui mi interessa non solo l'andamento, ma anche leggere le campane gaussiane. Le campane gaussiane partono, il verde, il rosso, la ripresa, il rosso, verde, rosso, ok? Eccezione di queste tre candele. Va bene, non importa, lo fate leggere apposta così abbiamo questa cosa qui. Anomalia.
A me interessa partire rialzista sopra la media, pivot, arrivo al pivot, chiudo, mi vedo che sono sulla zona rossa, senza sapere nient'altro io shorto. Ok, prendo il mio profitto. Sicuramente lo prendo perché sono intraday, non mi interessa aspettare altro. Al limite lo prendo sulla linea gialla. Quindi la tecnica è questa. Divento verde qui sopra la linea gialla, io me ne frego di tutto quello che è successo, perché questa è una campana gaussiana, anche se è piccola, siamo sul target da 5 minuti, non mi interessa leggere i cicli. Il ciclo non mi interessa. Questo è alla fine un ciclo, questa campana gaussiana. Però la campana gaussiana ha l'effetto di avere un long, uno short, giusto? Bene. Qui ho avuto il mio long, qui ho avuto il mio short, come nei cicli. Il ciclo è diventato ribassista. Non mi interessa perché la giornata qui di notte ha avuto la sua evoluzione. Arrivo alle 9 del mattino, quindi ci interessa anche un po' gli orari di punta. Questa è la zona della preborsa. E qui incomincia anche la cosa bellina di leggere la preborsa. Questa è la preborsa, ha fatto il punto rialzista. Qui incomincia, mi fa tre istogrammi ribassisti, diventa rossa, cancelliamo un pochettino. Qui diventa, finisce qui la preborsa e qui sono le 9 del mattino e mi apre la borsa alla sessione europea. Sopra questo massimo qui, campana gaussiana ancora in rialzista, salto questo pezzettino di grafico qui che sono le prese del profitto della preborsa. Ok? E qui assolutamente me ne vado long. Arrivato nella parte alta, e qui abbiamo un segnale alto perché la campana gaussiana è alta. Poi arriviamo anche Gianluca, mettiamo anche una 144, però non è giornaliera. Però va bene, non importa. Qui vado a vedere la campana gaussiana, il max gauss è questo. Io devo shortare con gli stop loss sul max gauss. Quindi sto mettendo lo stop loss dove? Sul max gauss. Ma che cos'è il max gauss visto nell'ottica intraday? Nell'ottica intraday, questo max gauss che cos'è? È anche il massimo di giornata. Quindi non è soltanto il max gauss di una distribuzione che magari nell'H1 e nell'H4 potrebbe essere il massimo della distribuzione, ma non il massimo della giornata. Quindi in questo caso è anche il massimo giornaliere. Quindi è lo start, come si chiama, per gli short. Benissimo, questa è l'idea che ho del max gauss. La campana gaussiana, io ho fatto costruire, cioè mi sono costruito con rimasugli di indicatori, con pezzi di sorgente che mi lascia Alessandro, mi sono costruito diverse cose. Mi sono costruito questo. Io devo far lavorare l'indicatore all'interno di 0,100, perché sennò non può funzionare, non possono mettere due indicatori dentro l'altro. Infatti, vedete che li ho messi uno qui e uno qui per vedere però se funzionano uguali. Funzionano uguali, ok? Li devo far funzionare all'interno assieme e questo è anche un po' un problemino, perché non tutti gli indicatori funzionano così. Non importa. Arrivo qui, la campana gaussiana qui mi dice, ok, il max gauss io te l'ho già trovato. Avete mai visto una campana gaussiana che arriva nel massimo e poi mi ritorna su, mi fa due gobbe così, una vicino all'altra? Io non le ho mai viste, vicine, vicine. No. Allora questo è statisticamente un punto che potrei chiamare 100%. Lasciamo il 99, perché non esiste una cosa del genere. Ok, non l'abbiamo mai vista, giusto? Bene, perché l'effetto dell'indicatore temporale non me lo fa. Bene. E allora io da qui comincio a dire, se qui mi scendi, questo è il massimo della giornata, il mio range operativo era da qui a qui, da qui a qui mi posso mettere il mio Fibonacci. Bene, quindi il Fibonacci in questo caso non l'avevo ancora quello che vedete, ma avevo quello precedente. Quindi prendo questo e lo posso, metto sul minimo questo. E questa qui è anche un grande aiuto. Perché tanto non ce l'avevo ancora questo minimo, io sono qui. Da qui io incomincio a shortare per diversi motivi che abbiamo già visto. Shorto, shorto, shorto. Io ho il 50% da qui, ho il pivot. Al pivot io mi posso incominciare a stoppare. Ho shortato praticamente pressappoco dai massimi fino al pivot. Altri 30 pips intraday. Ho spremuto la giornata intraday, proprio gli ho tolto tutto quello che c'era da togliere di pips. Ok, va bene. Arrivo qui, o stop a pari, o non stop a pari, o mi stoppo sulla gialla e continuo a scendere. Mi fa un minimo. E guarda caso, se io avessi adesso la possibilità di disegnare in negativo, come si suol dire, avrei all'interno di questa zona qui tutte le fasi negative sono queste. Quindi queste sono la parte contraria della campana gaussiana, che non è altro la stessa cosa ribaltata. Quindi se io ho una cosa del genere, ce l'ho anche al contrario, così. Giusto? Ok, che è questa. Quindi questo diventa in questo punto il minimo gauss.
Bene, poi torniamo indietro perché il minimo Gauss è anche questo. E qui abbiamo la stessa cosa. Cerchiamo di operare ad occhi aperti, a guardare delle cose che sono all'interno del grafico. Questo qui, dov'è? Qui? Questo è il minimo Gauss. Ok? Se questo è il minimo Gauss, qui sotto non ci devo andare. C'è andato? No, non c'è andato. Ma allora, Paolo, perché fai ancora i webinar? Perché mi piace farli, perché tante cose io le scopro durante i webinar, no? Ok? Certo, io rifletto tutto il giorno, 2 o 3 ore mi faccio le mie analisi, continuo a guardare tutto il resto e le mie teorie, e poi scopro durante il mio studio che posso trasmettere una cosa del genere. Se questa qui è il minimo di Gauss, di questa campana qui, e questa campana è il minimo di Gauss di cosa? Della chiusura di una distribuzione e la ripartenza di un'altra. Guardandola in questo punto, io ho il minimo Gauss. Questa qui, che cos'è? Il minimo Gauss, che è la ripartenza di una distribuzione, che è questa. Quindi anche qui sotto non ci devo andare. E quindi riparto. Quindi una volta che io ritorno qui sotto e ho gli istogrammi rossi e non continuano, mi fermo sulla media a 60 periodi, chissà perché 60 periodi, perché sul time frame a 5 minuti l'ho sempre usata a 60 periodi, come l'ho sempre usata anche nel minuto a 60 periodi. Però vabbè, questo è un caso perché mi sono trovato a usarla bene e mi piace. Arrivo qui, mi vedo sopra la media 60, mi vedo di nuovo sulla fase verde, sopra il minimo Gauss, non faccio altro che entrare dal pivot long. Quindi mi risparmio addirittura il breakout di questo, me lo anticipo nuovamente di 10 pips e qui via long. Ritorniamo a noi, siamo qui, adesso ho questa espansione qui, quindi ho il 50% di Fibonacci che l'ho rotto, riparto qui, riparto con la zona verde, arrivo qui, vado a vedere dove è andato a finire il prezzo prima di entrare short ancora, vado a vedere, sono praticamente andato a finire sul 50% di Fibonacci, nonché sul 61%. Di questa espansione precedente, però qui ho un minimo ancora, ma questo minimo qui mi rimane tale dopo un po' che è salito, quindi devo aspettare la salita. Se, no, questo è il minimo che io vedo. Prezzo sale, potrebbe anche scendere e fare un nuovo minimo, no? Ok, non ce l'ho ancora. Ho l'orientamento del la bussola di orientamento del Fibonacci precedente, ho la discesa, mi rompe il minimo, mi torna su, mi va sopra a un certo punto al 50%, io dico ok. Questo è il minimo assoluto. Allora cosa devo fare? Sposto il mio Fibo alla nuova espansione, perché è quella che mi dà la nuo no dov'è? La nuovo, la nuova, il nuovo impulso. La sposto, vado qui, ho il mio nuovo Fibonacci, lo controllo nuovamente, vedo che tocca un altro livello, torna sul 50%, ho la fase rossa, ho la continuazione intraday ribassista, a meno che non sia tutta la giornata. E quindi controllo sempre dal minimo di giornata, quindi dall'open price, dal minimo assoluto, l'altro minimo, controllo che non sia una cosa di... Ok? Ma giornate che mi fanno l'altalena sono poche, quindi statisticamente potrebbe continuare il trend ribassista intraday. Arrivo qui, sono sotto la media gialla, ritorno anche sotto il pivot, posso anticipare, sono sulla zona rossa e me ne faccio un altro. Ok? Poi arrivo a fine serata, chiaro che non mi faccio più niente perché il mercato se ne va in laterale. Quindi i trade da fare quali erano? Erano di notte, se uno lo vuole fare ma non si fa, il pre-borsa, quindi il pre-borsa 6-7 del mattino, il trade magari me lo trovo qui più o meno in questa zona qui fino al pivot, poi un altro long, poi lo short, ok? Continua lo short, non lo so. Chi magari ha avuto questa voglia di farsi se ne è fatto un altro, e poi l'ultimo long. Quindi alla fine 1, 2, 3, 4. 4 operazioni intraday: long, long, short, short, long. Ok? Long, long, short. Questa la sa dovrebbe essere un short e long. Quindi avrei long, long, short, long. Quindi ho usufruito della salita, per poi della discesa, e poi per prendermi ancora un pezzettino di salita. Normalmente voi quando vedete una giornata che dal minimo di partenza sale così, quindi qui avrei una spike intraday e avrei qui il corpo. Se trovate qui questo corpo qui e tornate sopra l'open price, non vi immaginate che la giornata poi ritorni sopra questo massimo, però ritornerà magari a coprire un po' di corpo di candela, quindi la candela fino a qui, e poi dice ok, me lo shorto ancora. Perché intanto arrivo fino a qui. Quindi, per voi, secondo voi, ha un senso adesso quello che ho raccontato o è soltanto
una cosa da prendere dal grafico e dire ok, vi racconto questa storia. Ha un senso o no? Dai, tanto vi bevo qualcosa. Adesso non voglio, voglio veramente una critica, una cosa parziale. Ha un senso o no? Mi sono già preparato la risposta a chi mi dirà di no. Ha un senso o no? Allora, certo, ma se già i conti che abbiamo di minimi e massi dice guarda i minimi e massi sono questi, già siamo a cavallo. Ok, ha un senso. Ha un senso, certo, ma penso che seguire i grafici indicatori dal vivo sia più complesso. Bene, Mauro, hai ragione. Bene, perché hai ragione? Perché il lavoro dell'indicatore è da leggere sempre nel momento che lo fa. Ok, allora io ti dico, se l'indicatore adesso mi dimostrerebbe che ogni tre candele rosse mi fa due verdi, una rossa, due rosse, una verde, vuol dire che l'indicatore ha un'oscillazione che non mi piace. Ma se io vedo, per esempio, questa cosa qui, che è l'unico pezzettino rosso tra questa cosa qui, comunque io l'andamento verde è questo. Ok? Quando ti trovi qui, vuoi metterti short sopra il pivot? Vuoi metterti short su una distribuzione in partenza? No, giusto? Ok, però questa è una cosa che andremo a vedere piano piano poi nei webinar pomeridiani. Ok? Poi, quanti verdi aspetto dopo i tre rossi? Io, dire la verità, dal pivot non devo guardare solo l'indicatore, io devo guardare che... Aumentiamo un po' il grafico, poi andiamo a vedere un'altra cosa. Qui no? Andiamo a vedere qui. Io vado qui, vedo qui la candela che mi tocca la 60, mi ritorna qui sopra. O mi prendo il breakout, allora, o mi prendo il breakout di questa zona e quindi o mi prendo il breakout di questa zona, quindi questo, e sono già nell'Instagram verde, e qui ci vorrebbe la frustatina sulle dita a tutti quelli che dicono che sì, ma io ho visto l'indicatore. Non hai visto l'indicatore, tu se sei entrato qui long, hai anticipato, o meglio qui diciamo long, hai anticipato un indicatore che poteva continuare a diventare rosso perché non andava più in alto e faceva così. Quindi hai anticipato, quindi non hai letto bene l'indicatore, ok? Quindi aspetti il breakout, questo è il long, giusto? La linea verde, sei allineato, perché avere proprio la sfortuna che da qui poi mi va su e mi fa così, c'è, però guardando tutto il back dell'indicatore, tutto indietro, non trovo che ci siano tre verdi, tre rossi, due rossi, tre verdi, tre rossi, c'è sempre una fase verde e una fase rossa, quindi si chiama... Infatti si chiama fase trend l'indicatore. Io almeno ho passato da Alessandro così per finirmelo con fase trend. Io l'ho chiamato trendino perché nel momento che stavo costruendo mi serviva un nome, l'ho chiamato trendino scherzandoci, però potremmo anche cambiarlo con trend one, però vabbè, trendino mi piaceva così veloce. Sono i nomi che do di solito agli indicatori quando sono in fase beta, ci scrivo sempre trendino o cicletto o cose del genere, insomma, per ricordarmi cosa voglio fare. Quindi il trendino è la fase del trend. Quindi qui aspettavi il long, intraday questo. Questo è l'anticipare. Però con un po' di anticipando, io su questa candela qui che è ancora rossa, ritorno sopra il pivot, vado a vedere la candela dopo non è più rossa, perché la candela che viene dopo è questa qui verde. Andiamo, cerchiamo di andare dritti. Questa, ok? Pure questa, uguale. In questa zona qui io long, sopra la media 21. Quindi ho abbinato anche questo. Ok? Campana gaussiana non ho ancora trovato il Gauss, che non è detto che lo deve fare, perché il Gauss lo può fare anche più basso. Va bene. Adesso io direi, ma io ho preso una giornata dove è più semplice fare una dimostrazione. Tanto a me dimostrare, voi sapete, mi conoscete ormai, non mi interessa più di tanto dimostrare niente a nessuno. Però ho preso una giornata bella da far vedere. Andiamo a vedere la giornata dopo. La giornata dopo è questa. Che cosa ne riduco la giornata dopo? Andiamo a vedere. Questa è la giornata dopo.
crafting un po' piatto. Allora, qui ho la notte, quindi qui parte la mezzanotte, mezzanotte, non tradiamo, il laterale, di solito, di solitamente diciamo è più laterale che del giorno. Qui incomincia il pre-borsa, ok? Il pre-borsa incomincia così, non esce dalla lateralità e qui devo incominciare a segnarvi dall'open price fino ai massimi della notte, tutta la zona di lateralità. L'unico punto dove esce dalla lateralità, carissimi, è il punto dove sono le 9 del mattino. Allora qui io non mi posso mettere a fare il pre-borsa perché sono all'interno di un canale, sto giochicchiando sul pivot. Dove entro? Sul primo Instagramma verde, qui in alto. Allora dico a voi, sarebbe buono secondo voi entrare long su questa zona qui? E tanti di voi mi diranno, certo, perché sei uscito dalla lateralità. Io vi dico, no, non è bello entrare long, non lo si fa. Questa giornata qui non ha avuto una preistoria, cioè un history nella notte che mi dà un punto. Se io avessi avuto una giornata, cioè un history tipo, non so, così e poi si torna qui, va in laterale qui, avrei avuto in questa zona qui un punto di riferimento, questo massimo, questo minimo. Ma non ce l'ho, ho tutta una giornata che praticamente mi scende un po' e mi diventa piatta. Mi interessa il punto di lateralità, adesso ho anche sbagliato a segnarlo, non mi interessa nemmeno la parte che è scesa, però volendo mi interessa solo questa. Ok, bene. Guardando questo, cosa succede? Succede che io sono praticamente in una fase strana, perché qui adesso io ho il Max Gauss, giusto? Che è questo, su questa zona qui, ho il Max Gauss. Quindi se io entrassi qui adesso long, andrei a rompere il Max Gauss e potrebbe scendere. Se entro short, sono nella parte alta della distribuzione e ho la fase verde, potrei entrare long. Ok, non faccio neanche questo. Questa è la giornata brutta, perché io sono fuori dalla lateralità e torno sotto. Ok, mi porto avanti, prendo questa zona e la traslo qui, che diventa un'altra zona di lateralità, che è questa. In questa zona qui sono di nuovo in laterale. Qui è il mio punto forte, perché allora io posso capire che sono alle 13 del pomeriggio, posso capire che la giornata non è stato anticipato lo short, non è stato anticipato il long, ma sono di nuovo in questa zona qui. Sono di nuovo in questa zona qui. Sono a ridosso della media 21 periodi. Ho il Max Gauss che non era il Max Gauss, ho la distribuzione che è più lunga, mi riporto qui in alto, allora devo andare a cercare il Max Gauss. Sono sopra questa zona qui, sopra questo pivot qui, o addirittura su questo istogramma qui, quindi ho la candela già che incomincia ad andare in alto, quindi su questa zona qui o su questa zona qui, senza guardare i punti di pivot in questo caso. Come funzionano i punti di pivot? E quante volte ve l'ho detto? Se un punto di pivot è una resistenza, il trend è ribassista. Se il punto di pivot è un supporto, è un trend rialzista. Ma se è un trend rialzista, questa zona qui che è una resistenza si dovrebbe fermare? No, non la vede nemmeno e parte sul rialzo, come non ha visto né questa, perché il trend è rialzista. Quindi vado a cercare nella zona verde il breakout, questa zona qui. Più difficile da tradare questa giornata. Quindi non vi dico che nel mercoledì avremo sempre le giornate belle, però dobbiamo andare a vedere che cosa è successo prima. Quanti di voi adesso vanno a vedere cosa è successo prima di fare un trade? Allora, quando uno deve, io ogni tanto quest'anno non l'ho fatto, però quando fai l'orto, quando ti prepari, cosa prepari il terreno? Ok? Prepari il terreno, lo rendi fertile, poi lo prepari bello molle dove le radici tenere dell'insalata, che non so, del pomodoro che devi piantare, abbiano attrito nel terreno e possano crescere, giusto? La stessa cosa è il trading, dovete andare a vedere, preparare il terreno è già pronto, dovete guardare, è un terreno fertile oggi? Sì, bene, allora mi faccio un trade. No, poi non mi faccio un trade. Andiamo avanti perché la giornata non è finita, finisce qui. Io ho poi il trend rialzista che non so se me lo porto via tutto, però intanto mi interessa questo. Arrivo nella parte alta e ho la campana gaussiana che praticamente qui incomincia a diventare ribassista. Quindi questo è il Max Gauss. Ok? Questo è il Max Gauss.
Da che tre idee che potevo fare qui? Linea rossa, Instagram rosso, vado a vederlo, è qui più o meno, però il mio trend è diventato sotto la media a 21 periodi o sotto questa zona qui di bassista. Quindi alla fine intraday qualcosina me la potevo portare via anche fino al pivot. Giornata difficile, cioè non avevo fatto vedere solo la giornata bella e non mi ero neanche preparato perché non mi interessa assolutamente prepararmi, assolutamente non ne ho bisogno. Va bene, andiamo avanti perché quello che è il max chaos è questo, ok? Che poi è questo, lo ritesta, però lo segniamo tutto. Lo mettiamo del colore del max chaos. E dice, ma questo parla sempre da solo, max chaos qua, max chaos lì, però va avanti. Andiamo avanti. La giornata finisce qui, rialzista. Va bene. Cosa vuol dire? Io ho chiuso. Ho chiuso la giornata qui ribassista dopo aver fatto anche questo risaltino qui, però tutta la fase è stata rossa, da qui a qui è stata rossa. Quindi ho questa fase ribassista. Quindi non ho anticipato, ho letto solo l'indicatore, volendo potevo tenermi dallo short da qui fino a qui, senza aspettare soltanto la zona verde. Però aspettando la zona verde si è andato in pareggio. Devo ogni tanto capire di uscire dal trend. Chiaro che l'indicatore è sempre un po' in ritardo, ma ci mancasse, però va bene lo stesso. È un po' di abilità, questa qui è la cosa più semplice, diciamo, uscire in positivo per chi è capace. Bene, io devo andare a vedere gli altri punti di riferimento. Se questo è il punto più basso, ok? E la campana gaussiana riparte a rialzo, vedete che qui, dov'è il mio max minimo gauss di questa zona qui? Ricordiamoci che questa è stata la distribuzione intraday. E qui riparte. Allora mi interessa il max chaos, che è questo in assoluto, non ce ne sono altri. Questo potrebbe essere stato il max chaos, ma su una fase laterale non lo segno nemmeno perché non ha senso. E questo poteva essere nella parte contraria, lo disegno così, il minimo di Gauss, che è questo. Ok? Ma siccome non mi interessano perché sono nella fase laterale, non me li segno, non mi danno nessuno spunto. Il max chaos sì. In questa zona qui dove il prezzo ritraccia e ritorna su, questa è la parte più bassa. Vado a vedere dov'è. Qui, sempre quella precedente. Quindi questo è il minimo di Gauss. Intanto me lo segno. Mi potrà essere utile? Utile? Per quando è che mi potrà essere utile questo segno di Gauss, questo minimo di Gauss? Per la giornata che viene dopo. Quindi continuo a vedermi il mercato che va avanti. Ok? Questo è il minimo di Gauss. Quindi qui sotto non ci devo andare. Ok? Qui ho la zona verde, qui ho il prezzo sopra la 21, sopra la 60, anche se mi fa questi scherzi qui, non mi interessa. A me le candele da 5 minuti che mi fanno una cosa del genere, e non è una pin bar ribassista, è una candela che qualcuno ha preso profitto nei massimi, questi sono i massimi, ha preso profitto. Anzi, meglio ancora, entro di nuovo long. Se devo, sono preso da profitto di 10-15 bips, ok? In questo caso sono 16 bips, prendo profitto, appena ritorno giù me lo riapro. Ok? Bene, vado qui, zona verde. Dice, ma zona verde? Sì, perché non mi interessa, la campana gaussiana sta scendendo, però siamo forti, il minimo di Gauss è questo, qui sotto non ci devo andare, long. E vado avanti così. Poi quando mi trovo qui di nuovo sul massimo del Gauss, sulla zona rossa, chiaro che c'è qualcosa che non va, perché il max Gauss non me lo fai sulla zona rossa, se me lo fai nella zona verde. Questo è perché il mercato se n'è andato in laterale, quindi logicamente l'indicatore ci sballa, questo sotto, ci sballa fino a un certo punto. Andiamo avanti tutta la giornata in laterale. Qui ho il primo segnale short decente perché siamo usciti dalla distribuzione e siamo usciti anche dalla lateralità. Quindi uscendo dalla lateralità avrei fatto forse il long, 16 pips. Intraday me li devo portare a casa. Siamo sul candele a 5 minuti, quindi me li devo portare a casa. E se non me li porto a casa e vado a cercare il trend della mia vita, allora sto sbagliando qualcosa. Ok? Sto sbagliando qualcosa. Cosa sto sbagliando? Niente, perché se io qui ho l'entrata long, e qui ritorniamo nella tecnica che farò vedere mercoledì, io ho long, dove me lo metto lo stop loss? Dove me lo metto lo stop loss se io entro long qui? Scusate se il tono di voce sembra di rimprovero, ma è soltanto un po' di, perché sono pieno di adrenalina e un po' euforico perché mi piace. Qual è? Qual è il minimo? Se io entro long qui, qual è lo stop loss che mi devo mettere?
Dai. Ok, va bene, va bene. Perfetto, Stefano. Sotto la lateralità, sotto il punto più basso. Vai, il punto più basso no, vabbè, sarebbe questo, comunque va bene prenderlo questo punto della lateralità, prendiamo questo. Qui mi metto un ordine pendente short che vada a coprire il long questo. Quindi se io entro qui long, ok? Rischio questo frammento di pips. Ok, diciamo che siano 10 pips uguale, disco 10 pips. Vuol dire che se il prezzo da qui non mi sale e mi passa 10 pips, quindi me li porto a casa, se non mi sale di sopra e non mi porto a casa, sono veramente uno stupidino, perché nell'intraday me li devo portare a casa, questi me li porto a casa, ma se non dovevo andarli sopra e scendeva, quindi avevo un buy qui, avevo di nuovo un'apertura qui short, quindi per il momento ero a mercato con 10 pips in perdita, perché intanto uno è long, uno è short, non perdo più di 10 pips. Posso decidere uguale anche un mese dopo di chiuderle tutte e due e ho perso i miei 10 pips. Non ho perso altro, ho perso sempre solo 10 pips, anche se le chiudo tra un mese, uno andrà in guadagno, uno andrà in perdita, perderò 10 pips. Anche se le chiudo, che tutte e due sono qui al centro, perdo con una 5, perdo con una, guadagno con una, perdo con una 5, perdo con l'altra 5. Quindi in ogni caso perdo sempre 10. Quindi quello è il giochettino di mettere lo stop loss, perché già mi sono assicurato la perdita. Ma Paolo, stiamo parlando di assicurarsi le perdite o i guadagni? Stiamo parlando di assicurarsi che una perdita non vada oltre i 10 pips. Quindi ho stoppato, ho congelato il conto, ho rifrigerato il conto, l'ho messo in freezer, quindi ho freeze. Ok? Bene, una volta però che io questi gong l'ho presa perché 16 pips è nell'intraday stretto, 5, 6, 7, 8 pips si porta a casa, uguale che il trend poi ritorni su. Io ho il prezzo che poi mi ritorna giù, ok? La zona dove entro short, dopo aver preso profitto qui in alto, è questa. Entro short qui. Bene, entro short qui sotto. Stop loss, non il massimo della lateralità, ma il massimo dell'espansione. Quindi qui parliamo di volatilità. Questa è una cosa un po' più difficile. Perché? Perché non avendo più la lateralità, ma avendo questo punto qui come massimo e questa zona qui di entrata, io entro qui. Se io entro qui short, non posso mettermi sul massimo qui, perché poi me lo prende, lo devo mettere qui. Quindi qui automaticamente devo gestirmi l'operazione, se la devo fare da un lotto, questi sono 26 pips, non la posso fare da un lotto, perché rischierei tanto denaro. Quindi devo dimezzare mezzo lotto. Dipende, se io voglio nei 10 pips in ogni trade perdere 100 euro, prendo 100 euro e li divido per 27 pips. Ok? Quindi il money management è questo: del rischio che devo andare incontro, che il pips è più alto, non è come qui il rischio 10, ma qui ne rischio 30. Ok? Bene, io entro short. Cos'è che poi posso adeguare all'operatività? Se io sono entrato qui short, non mi va bene il trade. Sta tornando su, appena il trade mi va in positivo, o prendo profitto o abbasso lo stop loss da qui e lo metto qui. Quindi ha senso abbassarlo. Ok? Posso usare una specie di trailing stop e spostarlo ogni volta. Comunque il trade l'ho fatto qui. Perché hai fatto lo short visto che hai preso il long qui in alto? Però il long dov'è che lo potevo aver già fatto? Lo potevo già fare più in alto. Certo, perché da qui incomincia a diventare rosso. Proprio esattamente da questa candela qui. Da qui incomincia a diventare rosso. Non ho ancora gli incroci perché è tutto laterale. Il primo incrocio delle medie gialla e bianca, in questo caso se taglia a ribasso, io sono short comunque. Se invece adesso dalla parte dell'istogramma incomincia a diventare verde di nuovo, io devo mettermi qualcosa a coprire questo short, se non sono riuscito a coprirlo. Quindi avendo qui un'operazione qui short, lo stop loss ce l'ho qui. Ok? Questo è uno stop loss buy, cioè una posizione buy, quindi un buy, ok? E questo è il sell inattivo. Adesso io vi sto spiegando una tecnica un po' complicata e la andremo a vedere nel mercoledì pomeriggio. Adesso io qui sono costretto a aprire buy qui in alto o posso mettermi in copertura? Questa è la copertura, buy copertura, non è una copertura. Questa. Questo è il sell che ho aperto, ok? Dov'è che mi metto adesso long? Dove sono costretto? Io ho lo stop loss qui in alto, che poi non è uno stop loss, però è una posizione buy, per evitare il disastro. Quindi posso anche rischiare di perdere 30 pip in una giornata. Va bene, ok. Siccome la giornata è difficile oggi,
Perché dopo tutta questa lateralità mi fai il picco in alto, poi torni giù, sei tornato nel punto di precedente. Allora, dov'è che posso entrare io adesso long? Mi piacerebbe vedere adesso la faccia di tutti quando vedrete anche magari l'indicatore cambiare colore, ma purtroppo non è sempre facile perché puoi rimanere anche ore e ore e l'indicatore poi non cambia colore e ti escono gli occhi dalla testa. Se l'indicatore istogramma mi fa una candela qui verde, ok? Mi fa una riga verde, quindi questa candela qui, non questa di adesso, perché questa di adesso la sta già dipingendo, ok? Andiamo a vedere. Vedete che combacia con l'ultima, se mi metto sopra, combacia con l'ultima. Quindi la prossima potrebbe essere verde, allora io riduco l'entrata long da qui, me la porto più in bassa, quindi ritorna di nuovo buono il punto di lateralità. Qui è una questione di perfezione, però, perché lo posso fare o non posso anche fare. Posso ridurre la perdita, posso dire, ok, siccome siamo nella lateralità e ci credo un po' di più, non entro. Perché non entro? Aiutiamoci col FIBO. Metto il FIBO, adesso dovevo togliere perché se non vedo dove è il minimo. Metto il FIBO in questa zona qui. C'è il 50%. Allora l'entrata non la farei neanche se diventerebbe verde, ok? Quindi sto filtrando. Se diventa verde, tanto so che non diventa verde, però se diventa verde non lo faccio perché ho ancora il 61,8, ok? Quindi sopra il 61,8 con l'istagramma verde, io entro long perché sono già vicino al massimo assoluto e quindi mi vado a prendere un nuovo massimo, ok? Ma siccome dovrebbe tenere, mi mantengo il mio stop loss lì in alto, il mio buy buy lì in alto e aspetto. Vedete che non ha cambiato colore? Ok, aspetto. Quindi qui abbiamo ancora un po' di tempo per stare assieme. Ah, sì, perché abbiamo cominciato tardi. Allora, qui metto un buy e questo lo andremo a fare mercoledì pomeriggio in reale con un conto reale. Adesso sto aspettando di vedere come sono i conti per un po' adattarmi a livello di prezzo, cioè non posso fare un conto a 10.000 se poi la media ha un conto da 1.000, cioè non lo posso fare. Se poi la media ha un conto da 5.000, farò un conto da 5.000. Dipende dalla media, ma da quanto pare un po' resti nel fare i conti, lo siete, ma non è che sono rimprovero assolutamente. Però va bene, a me va benissimo che con un conto da 1.000 iniziare, non mi interessa assolutamente niente. Però non ha senso se io faccio un conto da 10.000 e poi avete un conto da 1.000. Non voglio portare nessuno a fare queste cose qui. Poi io replico comunque la mia operatività in altri conti, ok? In domenica faccio allacciare i conti diversamente. Quindi se io parto con un conto da 1.000 in un altro conto me lo replico su un conto da 10.000 perché ci credo a questa cosa, non mi interessa. Poi dovrò un attimino mettermi con voi alla pari più o meno chi ha un conto da 3.000, chi ha un conto da 1.000, 1.500 più o meno la media, diciamo. Così adesso vediamo, insomma. Ok? Vado a vedere questa zona qui. Io ho il buy qui ho un sell, qui il sell attivo, questo è un buy, disegniamolo così, un buy stop, ok? Quindi un buy contrario, lo disegno così. Questo è un buy però già un sell già attivo. Questa zona qui. Ok, ho ancora il 61,8 per capire se devo farlo o no. Quando chiudo il sell, poi andiamo a vedere. Cioè per farlo, se adesso il mercato reagisce diversamente, ok, il mercato reagisce diversamente da quello che mi aspetto, cioè io ho ancora un sell aperto e qui non ho niente buy. Per il mercato cosa succede? Fa così e va su, ok? Va su, fino a un certo punto io sto perdendo sempre questo lasso di spazio, sto perdendo questi 30 pips. Ok, qui ritorna un po' l'idea del trader che non vuole perdere niente, non voglio perdere niente. Allora, io intanto mi prendo profitto sul pivot, prima cosa. Dal pivot prendo profitto e aspetto. Aspetto oppure dal pivot, dipende da come mi si disegna l'istogramma, come si insegna l'indicatore, il trendino in questo caso. E come si disegna la campana gaussiana, posso decidere dal pivot di dire ok, io entro ancora short, se sono entrato con 10, entro ancora con 10. Quindi questi 30 pips che sto perdendo, ok, mi basta di meno per andarli a recuperare. Perché quando sono a metà, con una guadagno, con una perdo,
chiudo a zero lo short qui sotto, tanto ho già guadagnato con il primo buy. Chiaro che si vedono soldi andare e venire, però intanto mi interessa chiudere il conto in positivo e non avere posizioni aperte. Se io lo faccio tutti i giorni questa cosa diventa un... Se io lo faccio tutti i giorni questa cosa diventa un... Dai! Grazie, grazie a te. Beh, vedermi in aula prima o poi sicuramente non penso che non ci si vedrà. Prima o poi in qualche parte farò qualche seminario dal vivo. Vedermi in aula, se parlo di queste cose, mi fa ridere perché le domande le faccio come se le faccio in rete adesso. Bravo, bravo, bravo Gianluca, la risposta è giusta. Ok, se io faccio questa operatività non tutta la giornata, la cosa sbagliata, ma nei momenti di volatilità, quindi dalle 9 alle 10, alle 11, e poi magari continuo alle 12, alle 14, 15, 16, quindi 2 ore, 2 ore, diciamo 4 ore al giorno, diventa un tanto stress, come dici tu Gianluca, ma neanche tanto, però un lavoro, è un lavoro vero e proprio. Il mio lavoro è questo. Ok, guardate, questo era l'entrata long, quindi lo stop loss l'avrei qui senza, non ha bisogno di emozioni il metodo, non devo avere emozioni. Questo qui è assolutamente l'entrata, questa. La devo ripassare, quindi non è più un buy, non è più un buy stop, ma è un buy, questo è un buy. Ho ridotto la mia perdita a 15 pips recuperabili, perché li devo recuperare questi 15 pips? Quindi in quel momento io sono long e short con due operazioni. Ok? Sono long e short con due operazioni. Per chi poi vuole uscire, deve uscire, non può stare al PC e vuole uscire, deve gestirsi una delle due operazioni. Quindi una delle due operazioni o la mette con lo stop a pari, oppure la mette con un take profit, oppure la lascia correre nel momento di poca volatilità, la lascia correre. Comunque lasciamo stare. Adesso io ho un buy qui. Stiamo facendo sempre senza posizioni, stiamo guardando soltanto cosa potrebbe succedere. Tolgo il Fibonacci, non mi interessa più. Ho un sell qui e un buy qui, quindi ho un buy e un sell attivo. Guardate che vi sto spiegando una tecnica che normalmente la dovrei spiegare mercoledì, però diciamo è un pre di quello che succederà il mercoledì. Mi piace Gianluca a te? Ti sei attivo. Mauro, cosa dici? Giuseppe, Giuseppi, perché siete tanti. Nicola, cosa ne pensi? Ok? Tutte le tecniche di entrate su conti di hedging, devi avere un conto di hedging per fare questo, secondo me è meglio, anche senza conto di hedging, però per il conto di hedging stai salvaguardando anche il margine, quindi puoi farlo con le size un po' più pesanti. Ma tutte queste tecniche così, che ce ne sono tante, non hanno solo la tecnica o diciamo, la strategia di fare il long e short, ma hai dei punti della lavorazione, degli indicatori. Io uso molti indicatori e per il momento non ho messo dentro neanche l'idea ciclica, perché se io magari dico che nel ciclo H1 mi aspetto una chiusura, adesso non lo so, oppure nell'H4 mi aspetto qui una chiusura di un ciclo, o che ne so io, oppure se sto cercando un punto di appoggio ciclico sui 15 minuti, qui sta rompendo la campana gaussiana è questa, quindi anche qui mi aspetto uno short fino al pivot, quindi potrei dire ok, in questo caso non andrei long. Però va bene, io devo guardare anche questo. Da approfondire, va bene, approfondisci quando verrai il mercoledì, oppure anche da te. Poi, io consiglio a chi non fa trading di incominciare a segnare con queste cose qui delle posizioni. Adesso io qui sono bloccato, ho 15 pips da recuperare, 15 pips. Grazie Nicola, grazie. Non ti sto insegnando a ragionare meglio, ma ti sto vedendo la possibilità di riflettere. Ok? Io non voglio insegnare a nessuno. Ok? Quindi sono in perdita di 15 pips. Non scappano questi 15 pips. Il mercato adesso può andare alle stelle o alle stalle. Io ho sempre i miei 15 pips da recuperare. Dove li vado a recuperare i miei 15 pips? Da una volta che adesso mi esci, tanto adesso sono bloccato, non posso fare niente, ok? Però mi ha dato ragione
L'Instagram ha cambiato colore perché, certo, è tornato sotto, ha cambiato colore. Quindi, come dicevi tu, Mauro, prima si dovrebbero aspettare 2 o 3 Instagrammi. Io con questa tecnica qui non li aspetterei. Se che in fondo la cosa importante è capire come coprirsi, gestire il trade, a fare long e short o fare la gestione del trade. Sì, ok, giusto, chiaro, va bene. Io sono obbligato a frizzare il trade, a metterlo in congelatore qua. Devo bloccare il conto perché la mia fuoriuscita sono 15 pips. Io devo rientrare di questi 15 pips. Ok? Che adesso ne sto perdendo da una parte o dall'altra, a me non interessa. No, il trade no, non lo metto sui 15 minuti perché sennò devi stare tutto il giorno, è troppo ampio, non ce la faccio. Neanche sul minuto, 5 minuti è perfetto da seguire. Nei 5 minuti è perfetto da seguire. Io posso anche decidere a un certo punto, quando vedo questa zona rossa qui, posso anche decidere che magari il prezzo mi ritorna qui e questo sell me lo chiudo a pari. Ok? Me lo chiudo a pari, cioè chiudo lo sell, mi rimangono con i 15 pips aperti e allargo lo spread, cioè allargo lo spread in questo caso, allargo io lo spread. Perché se io ho questa perdita qui, da qui a qui, il prezzo ritorna qui sotto e mi chiudo il mio sell, io ho allargato praticamente lo spread. Ho allargato da 15 pips, sino a 18, 19, 20. Posso anche allargare questo perché se la fase rossa termina, poi mi ritorni su, ti ho chiuso il sell quasi a pari, però poi mi guadagno con il buy. Mi vado a restringere poi automaticamente io il mio spread. Anche questo è possibile. Cioè, la gestione, Gianluca, assolutamente è soggettiva. La gestione è, poi nel webinar lo faremo assieme perché lo faccio anch'io, però la gestione è soggettiva, perché a un certo punto anche uno deve capire da che parte io devo chiudere o lasciare aperto. Okay? Oppure chiudere da una parte perché il buy mi sale, prendo profitto qui in alto e poi comincio a girarmi da un'altra parte. Allora, certo, ok, bene, ma bella domanda, ma ci abbiamo ancora un po' di tempo, adesso sto andando oltre. Allora, bella domanda questa, ma siamo ai massimi assoluti, rimanere con un buy è rischiosetto? Certo, i massimi assoluti sono sempre rischiosi, però siccome non sappiamo dove va a finire il mercato, ritorniamo alle parole di Warren Buffett. Cosa disse? Non esistono mercati per venduti come non esistono mercati per comprati. Parole sacre, sante. Ok? Quindi, se io adesso mi sono aperto un buy qui, sto rischiando, va bene, come lo vado a recuperare? Se io scendo ancora di così, se io qui ho messo uno e qui metto due, quindi effetto martingala mi vado a prendere il due. Quindi posso usare questa tecnica qui un po' a martingala, modi algo movie, soltanto ve lo faccio manualmente. Ok? Questo potrebbe essere una soluzione. Certo, va bene, lui lavora con i grafici da un anno e questa ti sei dato la risposta a te stesso, Mauro. Lui lavora, Warren Buffett lavora con i grafici da un anno e dice non esistono mercati ipercomprati come non esistono mercati ipervenduti. Giusto? Questo vuol dire che in un anno, se fai un minimo a febbraio, puoi fare anche un minimo a marzo, puoi fare anche un minimo a giugno, ad agosto, ok? Però noi che siamo davanti al grafico, cosa vediamo? Vediamo un frammento di questo. Quindi nel momento che lui vede che il settembre, il 21 settembre ha fatto un massimo assoluto, lo vediamo anche noi. Ma questo massimo assoluto è intraday o il massimo assoluto che comunque non esiste perché non esistono mercati ipercomprati o ipervenduti. Ok, quindi si è già risposto. Non devo, la tecnica non deve essere succube di questi ragionamenti. La testa, io proprio a te, Mauro, consiglio perché so che le fai, che so, è così, consiglio un 15 minuti di distacco dal mondo. Poi mi dite, ma cosa stai parlando? 15 minuti. Ragazzi, 15 minuti, vi mettete una bella sinfonia di Beethoven, vi mettete un disco dei Pink Floyd, vi mettete quello che volete, o non mettete neanche la musica, vi mettete 5, 10, 15 minuti, io direi, anche sulla sedia della scrivania, ma consiglio ancora meglio in un altro punto,
e mettervi lì e staccare 15 minuti prima di incominciare la sessione di trading la vostra testa, staccare tutto e cercare di non essere influenzati dal mondo esterno. Nel mondo esterno non dico che se suona la porta il postino non dovete aprire, certo no, però non pensare che questo è il massimo e non posso andare qui sopra, perché se si pensa sempre così saremmo tutti quanti a fare degli short, giusto? A me interessava quello che io devo fissarmi in testa e questi 15 pips che li ho stoppati. Io qui sono sereno. E il punto per fare trading, qual è il miglior punto per fare trading? La miglior frequenza per fare trading, qual è? La serenità. Quando io sono sereno, faccio un buon trading. Quando io sono già incalcagnato con un'operazione che mi sta mangiando il conto, non sono più sereno e non riesco più a ragionare. Io qui ho guadagnato tempo, io qui ho tutto il tempo per ragionare. Se non mi va più fare oggi il trading, me lo faccio domani. Capite cosa voglio dire? Questa operazione qui può diventare anche un'operazione a lungo termine, perdendo con una e guadagnando con un'altra, perché anche se io qui sto guadagnando. Certo che non me la posso fare di 2-300 di 2-3 lotti, però se io ho una posizione bella grande e devo uscire, devo andare da una parte, sono frizzato qui con 15 pips e vado via e torno sopra e il prezzo mi ha fatto 50-80 pips più in alto, io con questa posizione buy ho guadagnato 80 pips. A un certo punto questi 15 pips che sto perdendo, ok? O mi decido di chiudermi tutte e due, perdere sempre gli 80 pips, i 15 pips, o cosa faccio? Porto a casa questi 80 pips, ok? Li porto a casa, quindi accumulo tutta la perdita del sell e da qui dal sell dico, ok, si è spostato talmente tanto in base a tante altre tecniche, mi posso fare un altro sell e accumulo, faccio due sell. Però intanto sono sempre sereno e devo scrivermi nelle posizioni o in un quaderno l'operatività che va a seguire, quindi questa la chiamerò sell, per esempio, 1, e questa la chiamerò sell 2. Il sell 2 come lo vado a gestire? Con un buy. Siccome il buy non ce l'ho più, il buy 1 che andava a seguire il buy, il sell 1 non c'è più, quindi il buy 1 andrà a seguire il sell 2. Avete capito? Perché io mi sposto? Perché intanto io già non posso andare oltre a due operazioni in perdita. Quindi la devo ricongelare anche la seconda. Quindi la seconda che io andrò a fare in sell, la andrò a congelare con la prima buy che non c'è più. E queste cose qui le dobbiamo fare a quaderno, le dobbiamo fare durante il grafico, se magari in una posizione la saremo aperta. E faccio l'esempio che si apre qui un altro sell, quindi qui apro un altro sell, e però il buy me lo chiudo, perché se apro un sell c'è un motivo, qui in alto. Mi devo un altro mettere un altro buy stop. Quindi mi metterò un altro buy che mi vada a rifrigerare di nuovo questo posto che magari mi costa altri 15 pips. Quindi in ogni caso, oltre a questo che sto perdendo, perdo altri 15 pips. Quindi aumento un po' la perdita, ma lo stesso mantengo la serenità perché io so quanto sto perdendo. Le mie perdite le blocco comunque. Come faccio a bloccare le perdite? Come faccio a bloccare le perdite? Cavoli, com'è che io posso fare a bloccare le perdite? Certo che questo buy non sarà più di uno come questo, perché io, questo è uno, questo è uno, questo sell qui diventa un altro uno, quindi questo più uno fa due, la copertura di questo uno, di questo uno, di questo uno sarà un buy da due. Adesso basta perché sennò non venite più mercoledì, perché ho già detto quasi tutto. Sta scherzando. Però la riflessione c'è? Va bene, Mauro? Gianluca? Nicola? Giuseppi? Alessandro, che dici tu? Sei arrivato tardi? Silvia, visto che è il primo webinar che vieni a seguirmi, oggi non ho parlato di trading automatico perché intanto il trading automatico non è questo. Va bene, no? Invece diventa più complesso per te? Vabbè, allora è questione di che ne so, di gestione. Se non sai gestirlo così, allora è troppo complesso. È troppo complesso perché normalmente darebbe la serenità, e adesso ti dico io perché sono pronto anche a questo e veniente,
Ti dico una cosa, senza dire chi sei, così non ti arrabbi. Quanto io chiudo il buy, salgo qui e il buy me lo chiudo. Ok? Quindi sono solo con un sell qui che non sta guadagnando. E qui mi metto di nuovo un altro sell. Questa è la serenità che trovi tu. È la serenità che trovano tanti. Perché io dico, inutile che mi metto buy e sell nel stesso punto, perché a un certo punto io non guadagno con nessuna delle posizioni perché sono bloccato. Però se io mi metto sell con una questa e sono sell di questa, posso sperare che il grafico inverta e mi vada dalla parte giusta. E facendo così, cosa vuol dire? Che sono sereno perché comunque sono dalla parte giusta, sono sell. Però sei sereno da un punto sbagliato. Siccome non conoscendo il mercato, devi usare un'altra tecnica. Allora, se bello, se il prossimo buy è ancora più grande, è ancora più fuori dal range odierno, che è estremo degli ultimi 3 mesi. Certo, ma gli ultimi 3 mesi noi stiamo parlando di trading intraday, io non penso che andrò a fare un'operazione un mese e poi aspetto 3 mesi per farne ancora un'altra. Quindi stiamo parlando comunque di operazioni intraday e stiamo pensando anche di operazioni che dico, ok, le uso un giorno e le butto via, oppure le uso 2 o 3 giorni, poi ci metto detto, uno stop antidisastro, ok, è andata male, perdo 100 pips, perdo 50 pips, ok? Posso fare anche questo ragionamento qui che sarebbe più salutare farlo, giusto? Nel migliore dei casi mi sto dando comunque una possibilità di recupero che non ce l'avrei. Questa è la questione. Ogni tanto vado a buttarla come idea. Non è che dico io devo entrare short e long al primo momento perché intanto vado. No, l'idea d'entrata deve essere anche confermata e comunque motivata da qualcosa o un breakout o un indicatore, qualcosa. E poi stiamo parlando di posizioni che devono essere comunque consone con il conto. Non posso fare operazioni, no? E poi l'idea di fare il martingala può essere anche esclusa. Io posso farmi anche un buy e un buy, cioè posso farmi anche posizioni da 1 a 1, 1, 1, 1, 1. Posso andare a continuare ad andare avanti 1 a 1 all'infinito. L'unica cosa che faccio è mi rifriggerò sempre, cioè mi blocco sempre. Quindi aumenta sì poco poco la perdita, però intanto io mi sono bloccato. Una volta che poi mi sono bloccato qui in alto, diciamo che qui c'è un buy e un sell, e qui ho il sell. Qui mi rimane questo buy, però posso anche cercare di restringere le forchette poi, o la forchetta. Qui ho un sell. Eccolo qui, adesso mi è venuto a rompere le scatole. Se qui ho un sell, poi riesco a chiudermi il sell, certo che mi aprirò un sell più vicino ai buy, quindi riesco a stringermi anche il range. Lo andremo a vedere. Bene, oh, ragazzi, è andato un po' troppo lungo il webinar, doveva essere un'ora, è stata un'ora e un quarto, siamo oltre. Silvia, se vuoi, mi puoi scrivere direttamente sulla chat del webinar. Non occorre che mi scrivi per Skype perché a volte non ce l'ho acceso. Bene, io direi che va bene per adesso, va bene. Guardate, la lascio così, così non occorre neanche la prossima volta. Lunedì andiamo a vedere che cosa è successo. Come avrei, adesso non so se ho il tempo di rimanere al computer a scrivermi tutte queste cose, però andremo a vedere come avrei gestito queste due operazioni, che per il momento sono sell e buy in tutte e due le operazioni. Ok? Quindi non cancello e lo vedremo. Okay? Mercoledì 14:30. Mercoledì 14:30 c'è il webinar. Il link ve lo dà direttamente Micaela. Okay? Ve lo dà direttamente il broker Swiss Market perché non ce l'ho io. Cioè io ce l'ho, però non lo posso passare. Okay? Poi non è neanche un webinar, è un meeting, è un appuntamento, è un incontro, un meeting. Okay? Useremo lo stesso programma, simile a questo, è simile al GoToWebinar, GoToMeeting, lo stesso programma per un'altra cosa. Ok? La prima è aperta a tutti. Io penso che la prima sia aperta a tutti, la seconda forse pure, l'altra volta mi hanno detto di no, quindi mi chiudo la bocca, non lo so. Penso di no. Penso la prima sì, è aperta a tutti, la seconda non lo so. Ok? Grazie a tutti, buon fine settimana a tutti. Ciao, ci si sente lunedì mattina 9:30. Mi viene sempre da dire 9:15, ma 9:30, abbiamo cambiato gli orari. Ciao a tutti, buon fine settimana a tutti. Ciao ciao, riposatevi. Ciao ciao.